Terre, sapori e vini in terra francese per l'edizione di questo anno dell'Étal de Mougins, il grande festival della gastronomia. Al mio fianco un volto noto del giornalismo gastronomico, Paolo Marchi. Paolo, io ne approfitto della tua presenza. Dovessimo raccontare in pochi istanti che cos'è l'Étal de Mougins? No, è una delle tante dimostrazioni della potenza del sistema francese intorno all'enogastronomia, alla ristorazione, al lusso, alberghiero. Tutto quello che fa economia legato, diciamo, alla tavola, al piatto, al piacere di vivere. È tutto un sistema e loro chiudono un paese bellissimo, cioè il centro storico di un paese bellissimo, e portano 166, mi pare, cuochi. Da 5 continenti? Sì, da 5 continenti. Molti sono francesi che lavorano all'estero e così fanno vedere quanta Francia c'è nel mondo, quanto è ramificato anche a livello di prodotti, di vino. È una grandissima manifestazione. Facciamo un passo indietro, un attimo da parte dei grandi chef, i grandi nomi, i grandi professionisti, anche tanti giovani però che vengono a mettersi in discussione. Io ho seguito i dolci stamattina, per esempio. No, infatti, io ero a fare un'altra conferenza, però a parte quello, ma loro ce l'hanno nel sangue, i francesi, i loro istituti scolastici, mentre da noi se c'è da togliere qualcosa lo toglie alla scuola, all'insegnamento, agli alberghieri. I francesi invece sono proprio indottrinati col MOF, con tutto un sistema per cui loro sono abituati a confrontarsi, a far gare, a far confronti. Per cui in questi tre giorni, venerdì, sabato e una domenica, loro ne hanno tantissimo, il servizio, il vino, i giovani pasticceri, i giovani cuochi. Il taglio della frutta in tutto. Proprio, ecco. Sì, sì, proprio tutto per crescere il livello medio, è fatto tutto per rendere la professionalità sempre più forte. Invece che cos'è l'alta gastronomia oggi come oggi? È identità, è territorio, è arte, è poesia? No, può essere un po' tutto. Da un po' di anni si parla moltissimo di prodotti, la cosa che noi italiani dovremmo capire, perché dal lusso francese di una volta, che esisterà sempre perché i ricchi ci saranno sempre, e poi diventeranno di una nazione, di un continente, però se fossero dei miliardari eschimesi sarebbero nel sistema anche loro. Però, e dopo tutte le cose eccezionali messe in campo dagli spagnoli, alla fine vai sul prodotto, sarà anche stata la crisi economica, anche maggior coscienza, il bisogno di salute, di benessere fisico nostro. E allora è l'occasione per noi italiani di emergere, ma non di emergere perché abbiamo inventato il tiramisù, la pizza, che sono capolavori, però non abbiamo difeso e valorizzato. Io dico sempre che se tiramisù era francese nel mondo non potevi farlo o gli pagavi una royalty, no? Invece a Chicago, in America, sono convinto di aver inventato la pizza. Ultimo argomento, sì. A Mougins chiaramente anche i grandi maestri italiani, ci sono anche i chef italiani. Sì, sì, perché alla fine siamo riusciti, abbiamo iniziato un po' a parlare con loro e anche loro sanno benissimo, i francesi, le potenze dei nostri prodotti e la bravura dei nostri cuochi. Chiaramente ci tengono un po' il guinzaglio corto, proprio perché capiscono questo e sono più svegli di noi su tante cose. Paolo Marchi, Étoile de Mougins 2017, Terre, Sapori e Vini. Grazie. On dirait que ça tient de marcher dans la boue.